La scuola non è una gara, è il titolo di un importante convegno in programma per il prossimo 20 aprile. Si svolgerà a Piacenza, è organizzato dal Centro Psicopedagogico fondato da Daniele Novara e con lui parliamo proprio di questa iniziativa. La scuola non è una gara, ma perché voi dite la scuola non è una gara? Pensate che oggi ci sia qualcuno che ritiene che invece a scuola si debba gareggiare? Beh, sai com'è? Finché resta la pedagogia dell'errore, per cui invece di valutare i progressi andiamo a cercare gli sbagli dei nostri alunni, il caso anche degli eccessi, delle prove invalsi sotto gli occhi di tutti, con il sistema delle crocette, per cui il voto poi si stabilizza a partire da quante crocette rosse o nere. Ne sono risultate, è ovvio che si resta anzi in quella direzione, con la direzione della penna rossa. Qualcosa indubbiamente è cambiato, ma è cambiato un po' nel fai da te, nell'approssimazione. Abbiamo bisogno di un ritorno. O comunque di una scoperta che la scuola è una comunità di apprendimento, non è un luogo dove noi andiamo a competere con qualcuno, ma dove ogni alunno costruisce il proprio futuro, il proprio spazio di apprendimento. È il solito problema di una scuola che dovrebbe essere, come dire, il più possibile accogliente, creare le condizioni, no? Creare le condizioni perché si possa imparare. Ovviamente bisogna creare tensione. Ecco, questo che tu dici è assolutamente vero, però forse c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare. Gareggiare, probabilmente no, ma come dire, lavorare per migliorarsi, e questo invece sì, credo che sia importante. Quindi in Certo. sostanza un po' di gara c'è. Esatto. È una gara sostanzialmente con se stessi, in quanto cerchi di raggiungere dei risultati migliori. Quello che non hai imparato ieri lo potrai imparare domani. Ma nel mio modello pedagogico, la scuola crea tensione lavorando sui problemi, non lavorando sulle risposte esatte o su quelle sbagliate. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mi chiedo, non so, te lo dico perché io ti sto rispondendo dalla pianura padana, ma e come mai improvvisamente in questo inverno viene fuori la notizia per cui la pianura padana e tanto più Milano, no? Che si vanta di essere una città molto moderna e molto europea, è risultata al terzo posto nelle città del mondo in ordine all'inquinamento. È vera o non è vera questa notizia? E questa è una domanda scientifica, è una domanda storica, è una domanda che crea tensione, crea un laboratorio, in altre parole, nel lavoro didattico dei nostri alunni. Questa tensione permette di creare quel tirante che favorisce al massimo il desiderio. Ecco, l'apprendimento è desiderio, e ovvio che finché i bambini sono bambini, questo desiderio è scontato, è ovvio, ma poi quando il bambino non è più bambino, ma entra nella preadolescenza, poi nell'adolescenza. Ecco, una scuola che affronta problemi importanti usando le discipline e non facendosi usare dalle discipline. Per cui, se noi pensiamo sempre alla questione di prima, come mai Milano, no, è così inquinata, è chiaro che ci mettiamo dentro la storia di Milano. Ci mettiamo dentro anche
grande letteratura che siamo Dino Buzzati, no? Che ha toccato tutti questi temi dello smog milanese e ovviamente tutto quello che appartiene alla scienza, al riscaldamento globale, a quella fuligine che marcava il vivere in questa pianura così bassa. Senti Daniele, la parola gara, la metafora della gara ne richiama anche un'altra, secondo me, ed è la metafora della squadra. A scuola si deve fare squadra, cioè i ragazzi devono anche imparare a fare squadra, o no? Beh, senz'altro, oggi come oggi, tutto quello che conosciamo sulla sincronia sociale nell'ambito anche delle neurocognizioni, delle neuroscienze, in altre parole, è straordinario, mentre i grandi pedagogisti del Novecento, pensiamo a Rosé Cousinet e al grande Célestin Freinet, andavano un po' così per intuizione, oggi possiamo dire che le scienze, non solo Jean Piaget, ma specialmente le neuroscienze, pensiamo alla teoria sui neuroni a specchio, la teoria attuale che sta uscendo sulla sincronia sociale dei cervelli, ci mostrano come a scuola, non mi stancherò mai di ripeterlo, si impara dai compagni, non dall'insegnante. Lo so che per qualche insegnante al limite dell'eresia, questa affermazione, ma è ciò che conosciamo, è soltanto, no? Come faceva anche Pestalozzi alle origini proprio della pedagogia moderna, sviluppando un mutuo insegnamento e le connessioni di reciprocità tra gli alunni che si ottengono dei risultati. Se invece li isoliamo nel mito nefasto del non copiare, per cui no, facciamo che si creino le barriere fra un banco e l'altro, come fossero barricate nelle 5 giornate di Milano, ecco che la scuola viene mortificata nella sua ispirazione e aspirazione a essere comunità. Si impara con gli altri, non c'è un piano B, ecco, se qualcuno pretende di isolare agli alunni, ecco come purtroppo si fa ancora oggi. Penso che il ritorno anche dell'utilizzo dei test sociometrici a scuola, proprio per stabilire i flussi di sincronia sociale, di simpatia e antipatia, in modo da garantire che le attività sociali di gruppo possano rispondere, no, anche all'elemento socio-affettivo. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Molto spesso nei social si leggono anche dire, cose di questo genere. Sì, beh, ma voi psicologi, voi pedagogisti fate in fretta a parlare, ma venite qualche giorno in classe a vedere, a lavorare con questi ragazzi, poi vediamo un po' se continuate con queste vostre storie. Se tu allora davvero fossi in classe con dei ragazzi, cosa faresti? Li lasci copiare? Baderesti soprattutto al fatto che loro crescano nella socialità, oppure poi ti dovresti comunque anche tu porre il problema di fargli imparare qualche cosa? Cerchiamo di mettere qualche paletto in questo ragionamento. Torniamo ancora alla scienza. Grande Howard Gardner, ancora vivente peraltro, sfruttiamolo finché possiamo, dice una cosa molto semplice, molto banale, ma importantissima. L'apprendimento è applicazione, non è ripetizione. Ecco, per cui a me interessa che l'alunno abbia la capacità di lettura storica, cioè se incontra un documento storico lo sappia utilizzare adeguatamente, che sappia costruire la storia del proprio nome, del proprio cognome, della propria famiglia, delle proprie origini, come si è sempre fatto, no? Con i bambini si lavora sulle proprie origini, sulle foto
della famiglia, sull'albero genealogico, si lavora sulla storia della propria città. Applicazione, quindi cosa vuol dire? Che tu impari qualcosa che ti serve, dice Gardner, fuori dal contesto dove l'hai appreso, in un contesto che non è artificiale come l'aula scolastica, ma è un contesto vitale dove il problema ti si appare nella sua sostanza, non sulla pagina di un libro. Ancora una domanda. Tu abiti in un territorio dove il problema degli alunni stranieri è importante perché avete percentuali molto alte. Ecco, tu sai che in queste settimane c'è questo dibattito, il tetto, il 20%, il 30%, il 50%. Ecco, tu come lo vedi questo problema? Che senso ha parlare di questo, soprattutto se lo riferiamo a territori dove la percentuale di ragazzi e ragazzini di famiglie non italiane, è davvero alta? Beh, anzitutto io, anche se non ci sono tantissimo per ovvi motivi di lavoro, che sono sempre in giro per l'Italia, però vivo, ho sempre vissuto a Piacenza. Piacenza attualmente è la città record per numero di alunni alla primaria, 41%. Ne abbiamo parlato di recente in un seminario importante proprio a Bologna, 3 o 4 giorni fa. Sono delle percentuali veramente significative. In altre parole, alcuni tecnici dicevano: ma come fa il ministero a pretendere il 20% se la media a Piacenza globale della primaria è il 41%? A matematica non è un'opinione, è, come dire, tecnicamente impossibile. Certo, per un problema di full immersion linguistico è importante che i bambini stranieri vengano immessi in un contesto linguistico adeguato, cioè con tanti compagni che parlano italiano. Ma purtroppo cosa sta succedendo? Abbiamo visto proprio a Bologna l'altro giorno che alcune scuole sono tutte di italiani e altre scuole sono tutte di stranieri. Perché? Perché ovviamente esiste un orientamento da parte degli autoctoni, chiamiamoli italici, termine che sta tornando, no? Per sfortuna direi, a stare appunto con i loro simili, a favorire al massimo le mescolanze, in modo che si creino effettivamente delle situazioni in cui bambini, come dire, di lingua, cioè madrelingua italiani, con bambini e bambine che non sono di cittadinanza italiana, possono lavorare assieme. Ma mi sembra veramente originale mettere, come dire, delle percentuali. Io mi auguro che il ministro l'abbia espresso in termini più o meno metaforici e non si tratti di un'ennesima provocazione da campagna elettorale. Senti Daniele, allora chiudiamo ritornando al convegno del 20 aprile, La scuola non è una gara. Ma voi organizzatori che cosa vi aspettate da questo convegno? Cioè, volete anche lanciare un po' delle parole d'ordine, delle indicazioni? Cosa volete fare? Qual è il vostro scopo? Oltre che ovviamente fare una attività di formazione con i partecipanti, ma vi aspettate anche qualcos'altro? Il convegno nasce all'interno del dibattito che si era acceso l'anno scorso sui temi della valutazione, in cui oggi come oggi la contrapposizione è molto, molto forte fra chi intende tornare a una chiarezza, come si sostiene, che poi diventa quella del voto numerico, e chi viceversa, come nelle tante sperimentazioni che sono in giro per l'Italia, che presenteremo al convegno, si propone di creare un background per cui la valutazione appartiene a una sfera di sostegno
di sostegno agli alunni e specialmente di valutazione dei loro progressi. Non va dimenticato che molte scuole superiori stanno attivando delle sperimentazioni dove i voti numerici vengono, se non eliminati, decisamente limitati. Quindi il convegno nasce su questa spinta, cioè sostenere le scuole che anche sulla base dell'autonomia stanno cercando, no, all'interno del ginepraio delle norme e anche di un'opinione pubblica non particolarmente sollecitata sui temi pedagogici, di intravedere una strada che avvicini la scuola italiana ai migliori modelli europei, piuttosto che lo strabismo nostalgico verso il trentennio e verso il ventennio addirittura. Per cui il convegno non ha, come dire, semplicemente il valore di un appuntamento, che per noi è anche un appuntamento che c'è ogni anno, di ritrovarci in una comunità di insegnanti, di educatori che crede in certe idee, ma viceversa, di aprire un confronto, una vertenza su questo versante. Come vogliamo valutare i nostri alunni? La scuola è una gara dove chi arriva primo mette la bandierina, o la scuola è un luogo dove ciascuno dà il meglio di sé e mette la bandierina sulle sue risorse in modo da Certo. tirarle fuori tutte? Ecco, questa è la domanda. Io ovviamente aspetto gli insegnanti, insomma, noi abbiamo una previsione di 1.000 iscritti, ci sono ancora un po' di posti, Piacenza è una città molto, molto accogliente, insomma, vi aspetto e Bene. speriamo di vederci proprio per fare un ulteriore passo avanti. Anche se va detto che proprio negli stessi giorni al Senato si dovrebbe concludere il dibattito sulla legge proprio di modifica alle norme sulla valutazione. Quindi un po' paradossalmente, mentre voi discuterete di queste cose, il Senato forse avrà già persino approvato la norma che ripristina, per esempio, i giudizi sintetici alla scuola primaria. Ma questa è un'altra storia e semmai ne parleremo a convegno avvenuto, insomma, per capire anche quali saranno durante il convegno le reazioni a quello che capita, a quello che quasi sicuramente capiterà in Parlamento. È così? Diciamo che la comunità professionale scolastica è decisamente più avanti della burocrazia scolastica, ma questo, caro Reginaldo, tu lo conosci meglio di me. Purtroppo questo che stiamo constatando però è un po' quello che spesso è avvenuto anche negli anni passati. Diciamo che purtroppo non è una novità. Bene, comunque aspettiamo allora qualche cosa da questo convegno e sicuramente ci incontreremo anche dopo per capire come è andata l'iniziativa e quali sono anche le reazioni di tanti insegnanti. Hai parlato di 1.000 e più insegnanti alle novità che sono in arrivo. Bene, grazie, buon lavoro, Grazie, grazie a voi, a vi presto. aspetto. Un abbraccio.